per essere qui questo pomeriggio. La conferenza stampa in cui presentiamo una partnership che è al secondo anno, quella con VIS. Ringrazio Adamo Venturelli, che è CEO di VIS, un'azienda che un'azienda importante del nostro territorio. Dopo a Venturelli chiederemo anche che cosa fa VIS. Abbiamo pronunciato tante volte, ci piaceva sapere anche quello che sono le peculiarità dell'azienda. Grazie a Andrea Sartoretti, il nostro direttore generale, Mike Christensen, il nostro regista. Come sempre faremo una conferenza che parla sia della parte di sponsorship che di quella tecnica sportiva, visto che tra l'altro siamo in un periodo oltre l'intenso, è un praticamente ogni tre giorni i ragazzi scendono in campo. Andrea Sartoretti. Io buongiorno, volevo dare come sempre il benvenuto a tutti, ringraziare di essere qua, perché come ha detto Giampaolo è una conferenza importante, presentiamo un partner per noi fondamentale per il presente e sicuramente credo anche per il futuro. VIS è un'azienda che ha iniziato a seguirci l'anno scorso, si è appassionata, crede in quello che stiamo facendo, nei valori della nostra società, della nostra squadra, tante similitudini, tanti stili di vita e di sport che si accomunano e credo che quindi sia stato un bellissimo rapporto che si è creato. Grazie anche ad Andrea Parenti che ha coltivato e ha trovato in Adamo un amico, ma tutta la famiglia Venturelli. Anche l'anno scorso siamo stati in azienda da loro a trovarli e si respira proprio bellissima armonia e un bellissimo feeling. Quindi lo ringrazio, l'abbiamo fatto con qualche giorno di ritardo, perché comunque loro sono presenti già dall'inizio del campionato. E per motivi un po' organizzativi e logistici siamo solo oggi, ma siamo contenti e ci tenevamo veramente a ringraziarlo davanti a tutti quanti. Quindi grazie Adamo, ci vediamo presto alla partita. Molto bene. Adamo Venturelli, partnership con Modena Volley che prosegue, si rafforza. Perché Modena Volley? È una storia breve, perché siamo partner solo per 2 anni. In realtà oggi devo confessare e svelare un clamoroso conflitto di interessi, oggi lo posso dire. Dovrei raccontarvi che sono qui a rappresentare la mia azienda e che pensiamo sia importante investire come livello di immagine. In realtà qua c'è un folle tifoso del Modena Volley da quando sono nato. Dovete capire che nato e cresciuto negli anni 70-80, io sono nato a Pane Pallavolo con gente del tipo Cantagalli, Bernardi, Cullo, Lucchetta e compagnia bella, quindi è stato inevitabile per me, come credo per tutta la mia generazione, innamorarsi non solo di questo sport ma di questa squadra. Poi negli anni ci avete continuato a trattarci molto bene con squadre competitive, fino a quando non è arrivato quel mancinaccio che ci ha fatto impazzire in quella battuta tutta arrotata che si chiama Andrea, non ricordo di cognome, adesso viene in mente. E poi questi anni, insomma, col Dream Team che abbiamo qua a Jamaica, insomma, tutta la banda degli americani, Azar, tutti gli altri ragazzi, noi viviamo un sogno, perché non solo abbiamo la possibilità tutte le domeniche di venire a vedere partite di pallavolo di alto livello, ma devo dire che la società è stata bravissima a creare un clima intorno a questa squadra semplicemente fantastico. Si può venire a palazzetto con i dipendenti, con gli amici, con le famiglie, è un posto tranquillo, sicuro, in tempi in cui c'è la contrapposizione, ci sono ultra che si prendono a sberla, sprangate, qua si viene, si tifa la propria squadra, si tifa quella dell'avversario, tutti insieme, senza contrapposizioni. Questo è un traguardo, al di là di chi vince il campionato, è un traguardo secondo me fantastico, di cui voglio dare il merito ad Andrea e tutto il management della squadra. E poi arriviamo a VIS. Beh, VIS, insomma, diventando imprenditore è una questione di tempo, perché questo poi finalmente accadesse, dico finalmente perché per noi è un piacere, noi condividiamo e viviamo i vostri valori, questo ve lo posso confermare, quindi ha detto bene Andrea, quando vi raccontava di un'azienda in cui cerchiamo di creare un clima familiare in cui le persone stiano bene insieme. E quindi lo sbocco a arrivare a questa partnership è stato molto breve, perché secondo me pochi sport come la pallavolo sono la metafora di quello che una vera azienda deve fare. Nella squadra di pallavolo nessuno vince da solo,
non c'è il Micah, non c'è l'Anderson, non c'è lo Zach. Tutti si gioca insieme, ci si supporta sia fisicamente che emotivamente, e le partite si vincono e si perdono giocando come squadra. Noi tutti i giorni questo cerchiamo di farlo nell'ambiente di lavoro il meglio possibile. Quindi Vis e Modena Volley, secondo me, è un bellissimo matrimonio, e anch'io per primo spero che possa durare molto. Grazie. Tra l'altro il Mancini che faceva quella battuta rotata, se non li conoscevano, no? Ah, Sartoretti si chiama, Sartoretti, saranno pari secondo me. Andando, quando grazie anche per le parole della società, le belle parole spese per la nostra società. L'orgoglio che c'è voi che lavorate tanto con l'estero, nell'essere in qualche modo anche degli ambasciatori di Modena Volley, no? Nel portare in giro quello che è anche una delle realtà importanti del nostro territorio. Esattamente, non nascondo che tutto quello che facciamo sia in ambito di sponsorizzazioni che in ambito comunque di brand promotion piuttosto che altre iniziative, ci piace raccontarlo perché comunque fa parte della nostra identità, ci crediamo e quindi ci sembra giusto diffondere questo messaggio sì in Italia ma anche al di fuori, spiegando che tutte queste iniziative sono fatte con realtà e con, in questo caso, società con le quali ci sia grande condivisione di valori. Quindi molto sinceramente non è una partnership che facciamo per aumentare il fatturato, questo non c'entra niente, qua c'è passione sportiva e condivisione di valori, quindi è questo per noi il motivo più importante per cui questa partnership è nata e, ripeto, l'intenzione che possa andare avanti. Se poi portiamo a casa anche la Champions, sono scudetto, insomma. Qualcosa su. Allarghiamo la banchetta, no? Ma sì, dai, così festeggiamo tutti insieme. Magari. Andiamo con le domande anche per Mike. La prima intanto la faccio io, e poi passiamo alle domande con la parte sia di sponsorship che sportiva. Mike, siete in campo, come dicevamo prima, ogni tre giorni. L'ultima vittoria con Ravenna è stata una vittoria molto molto veloce, simile a quella che c'è stata in settimana. La sensazione è che abbiate ritrovato lo spunto che c'è stato nei primi mesi della stagione, cioè che ci sia stato un momento, diciamo, di calo e che adesso sia ripartito il motore di Modena. Sì, come hai detto prima, che giochiamo ogni tre giorni più o meno, secondo me abbiamo preso un po' di ritmo non solo del gioco che abbiamo, ma anche della scheda, del programma che abbiamo ogni giorno, qualcosa da fare. Fisicamente abbiamo preso un ritmo di lavorare tanto. Sicuramente pensiamo di essere al 100% per ogni partita, però con una partita ogni tre giorni cerchiamo di dare il massimo, anche se non siamo al 100% in campo. È sempre così, andiamo a dare tutto che ci abbiamo per la squadra, per la società e per questa città. Sì, sono d'accordo che stiamo giocando un po' meglio, però abbiamo... teniamo sempre la testa giù di lavorare, di non guardare troppo avanti. Secondo me ci aiuta queste partite che arrivano spesso perché possiamo guardare solo alla prossima. E questo ci aiuta tanto. Ricordo che domani sera c'è la Coppa Cerri in casa con Ostra alle 20:30, domenica si va a Latina, quindi altre due partite ravvicinate. Mattia Maluzzi, Vivo Modena Sportiva. Ciao Mike, come prima cosa se volevo chiedere, insomma, fatto che è successo qualche giorno fa, se qualcosa da dire appunto sulla morte di Kobe Bryant, visto che è uno sportivo statunitense come te, insomma. Sì, è stato molto pesante, molto difficile di credere per me, perché Kobe Bryant per me, secondo me per tanti atleti, giocatori, è stato uno come un supereroe più o meno, che era immortale. Immortale. E quindi
È ancora difficile perché lui non era l'unico che è morto, che c'aveva la figlia, c'aveva gli amici o compagni di squadra della figlia, che è sicuramente un tragedy. Molto, molto pesante per tutto il mondo del sport, perché lui era un esempio molto molto bravo di lavorare, di guadagnare il tuo successo, quindi secondo me la sua memoria vivrà sempre, però è sicuramente un giorno e un momento triste nello sport. Federico Sabatini. Sì. Ciao Mike, io ti volevo chiedere, secondo te questa squadra quanto può ancora crescere? E magari il fatto comunque di giocare, come dicevi prima, così tante volte in modo ravvicinato, insomma, vi può aiutare da questo punto di vista? Sì, sicuramente possiamo credere ancora tanto di più secondo me, perché abbiamo i nostri punti di forza sicuramente, come la battuta quando funziona, come l'attacco quando stiamo andando, però ci sono tante modi di vincere. Sicuramente sarà una partita, un giorno dove non possiamo battere fortissimo e fare 10 ace in 3 set o qualcosa così. Quindi vogliamo migliorarci in tutte le fasi del pallavolo, di avere sempre un modo di vincere, anche sicuramente lavoriamo delle nostre punti di forza, però di avere tante weapons di usare in campo è una cosa che stiamo cercando. Grazie. L'ultimo della notte. Volevo chiedere al direttore se il mercato di Modena Volley è chiuso, perché si era parlato anche se i tifosi possono sperare magari nell'arrivo vista dei playoff di uno schiacciatore, come si era parlato. Poi se lei sente che qualcosa è veramente cambiato dalla fine di dicembre ad adesso, oltre ai risultati, cioè all'interno della squadra, come clima, come ambiente, come mentalità e così. Allora, partiamo dalla seconda. Sì, avverto un'aria buona, un bel clima, anche se è una squadra che ha cercato di trasmettere sempre un clima dove voleva far vedere che stavano bene insieme. E secondo me questo comunque, anche in un momento di difficoltà, è servito, perché bisogna imparare a stare uniti insieme anche nei momenti difficili, perché nei momenti difficili uno si tempra e trova spesso delle soluzioni per diventare più forti. Questo gruppo ha capito che era un momento di difficoltà e ha rimboccato le maniche per tornare a esprimere il proprio potenziale, anche se, come ha detto giustamente Maika, non c'è mai limite a quanto si può crescere e quanto può crescere una squadra. Sta nella volontà di ciascuno di avere l'ambizione di migliorarsi ogni giorno, quotidianamente, di partita in partita. E questa squadra in questo momento lo sta facendo in preparazione anche delle partite importanti che dovremo affrontare. Adesso giochiamo ogni 3 giorni, dobbiamo avere il focus sulle prossime partite, ma più avanti ci saranno impegni molto più importanti, e come loro metteranno il massimo impegno, e così ti rispondo anche alla prima, anche la società cercherà di fare altrettanto. Ma questo non significa che sarà certo, perché comunque non dipende solamente dalla società. Se ci sarà un'opportunità che noi potremmo fare, la valuteremo come abbiamo fatto sempre e come fanno anche le nostre concorrenti, ma non è né sì né no, le probabilità ci possono essere, e se ci saranno noi cercheremo di fare il nostro meglio. Sì, ti chiedo una precisazione su quello che hai detto. Nel momento di crisi dopo Padova, sì, ha parlato Gianni, ha parlato con la squadra, ha parlato i ragazzi, gli hanno chiesto, da un punto di vista società, voi siete venuti a intervenire o avete lasciato fare a Gianni la squadra e per la squadra? Insomma,
avete avuto anche voi una riunione, ne avete parlato, avete capito che avevano capito il problema e quindi vi siete invitati tra virgolette a sovraintendere un po' quel periodo di pausa? No, no, siamo intervenuti anche noi, anche se è stato un intervento di condivisione, no? Perché comunque il modello di questa società è quello di condividere situazioni buone, ma anche situazioni che possono essere meno buone. E quindi il dialogo per noi è determinante, è importante, abbiamo cercato di sviscerare quelle che potevano essere eventuali problematiche, perché credo che quando ci siano dei momenti di difficoltà bisogna comunque tirarle fuori i problemi, perché solo quando si hanno davanti, sono ben consapevoli, si possono affrontare. E quindi parlando con il dialogo abbiamo cercato di tirarle fuori il più possibile e cercato in questo periodo di trovare gli strumenti, specialmente tecnici, per risolverli. Una domanda che abbiamo anche loro, diciamo anche innanzitutto. Avete studiato un po' la squadra, insomma, che squadra vi aspettate per la Repubblica Ceca? Sappiamo che adesso la Coppa Cernica davanti a squadre sicuramente inferiori a voi, poi invece quelle forti anche arriveranno in supporto. Come entrate in campo in questa partita e quanto è importante la Coppa Cernica per voi, nonostante abbiate mille idee per il campionato, Coppa Italia, per la Coppa Cernica, come la state guardando? Secondo me la Coppa Cernica è molto importante per noi. Un'opportunità da vincere significa anche della Coppa CEF di vincere tutto, ma anche ogni partita possiamo andare in campo a migliorarci sicuramente, però a imparare come vincere quando è magari un po' difficile, un po' scomodo anche in campo, quello ci serve tanto. Parlare della squadra domani, non mi piace a dire che una squadra è molto inferiore di noi, perché da avere rispetto in campo il nostro sport, sicuramente pallavolo, è uno sport dove la squadra deve giocare bene. Quindi tutto è possibile, come abbiamo detto e abbiamo visto di questo mondo di pallavolo. Noi andiamo in campo con tantissimo rispetto di sempre dell'avversario. Poi diamo il nostro massimo, anche se siamo avanti o siamo molto indietro, diamo il nostro massimo di cercare a giocare in un livello altissimo che sicuramente possiamo fare. Poi è anche un'opportunità per far giocare magari chi ha avuto un po' meno spazio in queste partite. Domani credo ad esempio che potrebbe trovare spazio anche Luis Mazzorra, che non ha mai giocato e invece potrebbe aver bisogno anche di avere un po' di ritmo partita. No? E come ha fatto Gianni anche in queste partite, ha cercato di dare un po' di ritmo a tutti i giocatori, perché comunque lo stare insieme, lo stare uniti è valorizzare, dare importanza, obiettivi a tutti quanti i componenti della squadra, perché sono tutti importanti e tutti determinanti per il risultato finale. Ci avete scoperto di avere una panchina anche abbastanza lunga, no? Con Bossi, Calverde, sono quando sono entrati. Esatto. Questo, no? Perché spesso può essere determinante, lo è a prescindere, perché comunque il lavoro che fanno durante la settimana contribuisce in maniera molto importante anche al risultato finale, ma anche nel momento in cui vengono chiamati in causa, se riescono a trovare la propria posizione di aiuto anche in campo, un'arma in più, e siccome noi siamo alla ricerca sempre di avere più armi possibili, poter utilizzare i giocatori che fanno parte del nostro roster è un'arma a nostro vantaggio. Bene, possiamo andare in chiusura con la conferenza e andare con le interviste dirette con la TV. Grazie ad Adamo.
Ventuelli, grazie Andrea Sarcoletti, grazie a Mike Christensen, grazie.